Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di mattino 6 che vi tiene compagnia tutte le mattine. Eh, siamo pronti per andare a vedere le principali notizie sui quotidiani eh, locali e nazionali eh, di questo venerdì 26 gennaio. Come al solito nella prima parte, eh, le prime pagine eh, dei quotidiani partendo con eh, quelli di casa nostra partendo con le quattro edizioni eh, del centro. Eh, partiamo con l'edizione di Pescara, eh, l'apertura è dedicata eh, purtroppo alla cronaca, studente morto Ateneo sotto shock, il 21enne stroncato da un malore, giocava a calcio e faceva eh, volontariato, davvero una eh, strage, in, eh, davvero una notizia Uh, orribile, questa dello studente, così come purtroppo in alto, e eh, andiamo sulla cronaca nazionale. Eh, ci spostiamo a Pioltello a Milano: deraglia il eh, treno dei pendolari, eh, tre morti. Milano: tragico incidente, decine di feriti. Cedimento dei binari per 23 centimetri, la possibile eh, causa. Nella fotonotizia, scendiamo in pagina perché questa sera c'è il Pescara che gioca: c'è il Perugia, il Pescara a caccia delle triste di vittorie. Alle 20.30 si apre la giornata. Eh, di Serie B allo Stadio Adriatico, il Delfino si legge: non ha mai vinto tre gare di fila e stasera, dopo i successi contro Venezia e Foggia, cerca un altro eh, acuto eh, di spalla all'interno. La visita in Vaticano: il Papa pa prego per le vittime di eh, Rigopiano, eh, dall'altra parte nelle cronache, mh, siamo ad Elice, schianto in auto contro un palo, feriti eh, due. Eh, fratelli, Scendiamo ancora all'atto aziendale, ovviamente parliamo di Sanità ASL, la Regione blocca il piano per eh, cardiologia. Eh, rimaniamo a Peschiara, sfollati che beffa, luce e gas costosi nelle nuove case, ma ci avviciniamo alle elezioni eh, politiche, allora eh, il governatore della Regione Abruzzo D'Alfonso ha deciso andrà al Senato, chiusa la partita dei capilista del PD al proporzionale con Camillo D'Alessandro e Stefania Pezzopane e allora ovviamente poi si tornerà anche alle urne per designare il nuovo, la nuova giunta regionale ci spostiamo rimanendo sempre al centro ma sull'edizione di Chieti muore nel frontale anche qui cronaca grave il marito casoli schianto al rientro a Fara ferito anche il conducente dell'altra auto. Eh, nella fotonotizia concerto di Uto Ughi in fila all'alba per i biglietti eh, gratis in 300 davanti al teatro eh, Marruccino per insomma un evento che non capita davvero eh, tutti i giorni il concerto di eh, Uto Ughi nelle cronache chieti malore fatale lo vedete dolore e sciocca all'università la, la notizia ripresa anche in eh, questo in caso lo studente universitario di eh, Vieste, Pasquale, eh, Vaira, eh, scendiamo. Taglia gli uffici, Tribunale unico, Lanciano Vasto, c'è l'accordo. Sempre a Lanciano, concorso Sasi. La Procura chiede gli atti, per il resto, come vedete, eh, le altre notizie sono eh, simili e eh, sono uguali a quelle che abbiamo letto nell'altra eh, nell edizione. Ci spostiamo eh, sul, eh, sull'edizione di Teramo, tassa di soggiorno decise le tariffe. Arriva la via libera delle giunte comunali di Giulianova. E di Roseto, questa è l'apertura dell'edizione Teramana del Centro. Scendiamo in pagina la fotonotizia scuola esplosa a piano daccio, la ricorderete. Eh, a marzo c'è la sentenza, conclu concluso il dibattimento in eh, tribunale. Nelle cronache Sisma e caccia ai furbetti con partita IVA, l'appello. Più eh, controlli. Ancora il caso lascia gli arresti domiciliari e dice meglio stare in cella, insomma una decisione abbastanza particolare. Eh, ad Alba Adriatica 2 milioni per adeguare la scuola media del eh, centro Vibratiano. Cambiamo anche in questo caso, andiamo sull'edizione Aquilana del centro eh, che ovviamente eh, apre... Come spesso capita con la ricostruzione, l'aquila, la ricostruzione però purtroppo rallenta. I costruttori, anci meno cantieri privati, quelli pubblici sono assolutamente eh, fermi. E, insomma, non è una bella eh, notizia. Eh, nella foto, bocconi avvelenati in strada, uccidono tre cani. Siamo a Celano. Caoccia ai responsabili di, di questo gesto davvero eh, incredibile: oltre 20 bocconi. Eh, avvelenati sono stati rinvenuti dalla squadra del nucleo cinofili antiveleno dei carabinieri forestali di Assergi. Nelle cronache, Avezzano, premio Marsica e polemica su Del Turco. Eh, All'Aquila, in arrivo dei fondi per le strade dell'Alto Aterno. A Sulmona, cronaca picchia la ex e la violenta. E eh, allora sarà eh, processato. Chiudiamo con le prime pagine del centro, andiamo sull'apertura sull del Messaggero, ovviamente edizione abruzzese, poi ovviamente nella, nelle prime pagine nazionali vedremo anche l'edizione nazionale, l'apertura nazionale. Eh, l'apertura del Messaggero Abruzzo si apre con l'influenza killer che ha causato un morto, Prato la Perigna, Salvatore Natola di 60 anni, stroncato dalle complicanze della malattia. Dopo giorni di ricovero sembrava fuori pericolo, invece gli è stata fatale una polmonite in alto. Vediamo altre notizie che riguardano essenzialmente lo sport, rugby tra L'Aquila e il Gran Sasso. Uh, si inizia a collaborare. Serie C firma San Domenico e Campitelli apre a un possibile ingresso del uh, proprietario attuale del Francavilla Gilberto Candeloro. Serie B Pescara stasera c'è il Perugia. Zeman vuole il ritorno al gol. Sarà probabilmente il passo da Dio di Zampano che va all'Udinese. Ancora altre notizie. Siamo a Pescara in calo. Furti e rapine grazie alla. Spycam, oltre 200.000 chiamate al 118, parecchie delle quali per liti. Ancora, a centro pagina, eh, per la politica, D'Alfonso al Senato, il PD schiera i big, risico Forza Italia, Berlusconi valuta Magnacca e Petri, Fratelli d'Italia scommette su Ricciuti e forse Foschi, ovviamente il valzer delle candidature che ci accompagnerà da qui a qualche eh, giorno. La fotonotizia Ricopiano, le famiglie ricevute dal Papa, la tragedia dopo Mattarella, l'incontro con il Santo Padre Francesco. In basso veleni, fake contro lotti, Stefania denuncia la corsa alle candidature alle prossime elezioni politiche, ha avuto anche una eh, corsa al eh, veleno. Chiudiamo le prime pagine regionali con la città, quotidiano della provincia di Teramo che apre con... Lo sport di fatto è Candeloro che punta al 40% del Teramo, il proprietario del Francavilla è stato al Bonolis contro il Vicenza, interesse però anche ad un acquisto che adesso potrebbe essere il 40%, un acquisto graduale dell'intero pacchetto di quote, la eh, fotonotizia domino candidature con tante foto dei di esponenti politici che sono eh, in ballo per eventuali candidature, poi vedremo quali saranno le definitive. Di Spalla, eh, ad Alba Adriatica, ha chiesto il processo per eh, l'assassino Castilenti, feriti gravi nello schianto contro un palo, il processo per il crack, due consulenti Sogesa, scelgono il rito abbreviato eh, e poi la, mh, cambiamo argomento, Tema spera di ribaltare... La gara Termoli via Delfico non si dà per vinta contro Rieco. In basso la lettera aperta eh, dei tifosi de, di Roseto, Roseto Sharks, Ginoble, Cimorosi e Norante, tutti uguali per gli Ultra. Queste le prime pagine regionali, andiamo sulle notizie nazionali, ovviamente partendo dal Corriere della Sera ma soprattutto partendo purtroppo dalla notizia del, eh, dell'incidente ferroviario a Pioltello alle porte di Milano morte all'alba sul treno dei pendolari le vittime tre donne che andavano al lavoro 95 feriti si indaga sul pezzo di rotaia saltato e sul carrello in 250 a bordo del convoglio. L'incidente a Pioltello alle 6:57 di ieri. Fuori dai binari per due chilometri. Il macchinista ha frenato, ma quando ormai era troppo tardi. Queste sono le vittime: Alessandra Pirri, Ida Milanesi e Pierangela Tadini. E c'è anche la foto della rotaia che ha ceduto sulla linea Cremona-Milano. Ma la eh, cosa più incredibile è la foto dall'alto di questo convoglio. Eh, che si è mh, praticamente a un certo punto accartocciato dopo eh, essere saltato. E l'analisi la, parla di viaggiatori senza voce: sono tanti, sono tantissimi pendolari che purtroppo vanno incontro eh, a volte anche a queste, eh, a queste sciagure, a queste tragedie. Le testimonianze: la madre di Alessandra Pirri, chiamavo mia figlia, non rispondeva più l'inchiesta, un buco di 23 cm, il caso del binario ovviamente, un buco che farà discutere e che sarà ovviamente oggetto, per gli inquirenti, oggetto di analisi per gli inquirenti. Dall'Agenzia dall per la sicurezza era arrivata dieci giorni fa una lettera, eh, serve eh, manutenzione, il richiamo dell'Agenzia dieci giorni fa sulla rete, più manutenzione, Maurizio Gentile, sforzi moltiplicati, ma ci sono fattori di rischio che sono assolutamente... Eh, imprevedibili la repubblica ovviamente anche il quotidiano eh, questo quotidiano apre con eh, la strage delle donne eh, a pioltello deraglia un convoglio per milano muoiono in tre 46 feriti ha ceduto un binario stavano per sostituirlo sotto accusa manutenzione e controlli di sicurezza Affidati alle macchine eh, del Rio dice interventi già avviati. Il problema è che gli interventi arrivano sempre dopo eh, l'inchiesta alta velocità, il conto va ai treni locali. Il commento di Michele Serra, promesse vane nel paese dell'emergenza, ma è un'emergenza praticamente quasi permanente. Il fatto quotidiano eh, apre, eh, cambia l'apertura. Eh... Va nel Lazio, Lazio la cupola delle tangenti al centrodestra. destra all'autodenuncia di un dirigente di Astral, strade regionali, mazzette sui cartelloni eh, pubblicitari eh, di, di spalla, binari a pezzi, niente manutenzione. Il treno uccide eh, tre pendolari, eh, alleanze con Falonieri, il futuro e Gentiloni con Renzi e Berlusconi, il presidente di Mediaset sulle. E le previsioni sul voto imminente e poi con lanciafiamme al bar ostia l'arrettata anti spada eh, il blitz notturno 32 arresti questa è mafia cambiamo quotidiano il messaggero ma edizione eh, nazionale rotaia killer pendolari uccisi deraglia un treno locale vicino a milano con 350 passeggeri tre donne morte 46 feriti, alcuni gravi, causa del disastro, il cedimento di 20 cm del binario. Polemica su, polemiche su sicurezza e eh, manutenzione. Di spalla l'effetto Trump, guerra dei dazi, l'Euroforte spaventa eh, Mario eh, Draghi. E poi eh, la retata di Ostia, la retata del clan. Spada dettava legge, parlano i pentiti, 32 arresti, c'è anche l'accusa di mafia. Dai rivali uccisi alle intimidazioni con il eh, lanciafiamme. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla stampa, i pendolari uccisi dal binario spezzato, treno deraglia alle porte di Milano, tre morti e 80 feriti, i sopravvissuti, come in guerra, sono tutte donne che andavano a lavorare, il macchinista sotto shock, ho provato a frenare, ma era eh, troppo tardi l'analisi La, di Luigi Laspina, è davvero emblematico il titolo, i martiri dell'Italia che... Fatica, dall'altra parte il caso: il presidente statunitense Trump attacca Abu Mazen, deve andarsene, e poi ci sono anche qui dei box che raccontano, tornando sulla tragedia di Pioltello, eh, alcuni eh, approfondimenti: le vittime, Ida e le altre in trappola nel terzo vagone. Sotto accusa, la scarsa manutenzione, il paese in viaggio a bassa velocità tra rischi e ritardi. E a questo punto verrebbe da dire non solo, il tempo collegio per collegio. Addirittura ecco chi vince. È lo studio segreto della Ghisleri, centrodestra a Valanga il nord è in Cassaforte 5 Stelle. Bene al sud, nella capitale, il PD va malissimo, eh, rischiano anche i Big. Questa è la previsione dello studio Ghisleri e vedremo se poi sarà confermato. La fotonotizia per il Lazio alla fine corre Parisi, eh, l'ex candidato sindaco per il centrodestra al comune di Milano, adesso candidato per il centrodestra sempre eh, alla regione Lazio mm, e infatti il tempo dice perdente a Milano, un mistero in regione. La, il disastro in Lombardia, tre morti, una rotaia di 24 cm trasforma in tomba il treno dei pendolari. In basso i mafiosi di Ostia come i boss della TV, 32 arresti sul litorale, l'accusa al clan Spada, sodalizia a base familiare, si credono i protagonisti del film. Il sole 24 ore, ovviamente con spiccato accento sulle questioni economico-finanziarie, Italia-Francia, il patto dell'industria per l'Unione Europea, Gentiloni, tappa importante di un percorso che porta lontano. Forum Confindustria, Medef, Febaf, manifesto di 11 punti, così il motore della nuova Europa. Dall'altra parte cede una rotaia, deraglia il treno dei pendolari alle porte di Milano. Tre morti e 46 feriti, eh, di cui cinque gravi. E vediamo insomma, nella foto questo cedimento di eh, alcuni centimetri, ma che evidentemente è stato assolutamente fatale eh, per il convoglio di Trenord che è deragliato, e purtroppo ha fatto eh, tre eh, vittime. Il manifesto, l'ultima corsa. Tre donne morte, decine di feriti, quattro in gravi condizioni, il deragliamento del treno dei pendolari Cremona Milano causato dalla rottura di un binario, si indaga per omicidio colposo plurimo sotto accusa la scarsa manutenzione ma anche l'uso distorto dei fondi per le linee regionali. Sarebbe davvero qualcosa di incredibile. Eh... Ammesso che ci si possa stupire ancora, in e out: liste, quartieri generali di PD e Leu sotto assedio. Grasso convoca i suoi braccio di ferro. Renzi Orlando, ovviamente ci avviciniamo alle elezioni. Le questioni politiche eh, assurgono agli onori delle cronache. Il giorno della memoria: Shoah, Mattarella, italiani complici il fascismo. Non ebbe alcun merito. Queste le parole del eh, capo dello Stato. All'interno, elezioni nel Lazio, ok di Parigi e Berlusconi lancia eh, Tajani per i Rohingya. Colpo di spugna. Sansuki sotto accusa. Eh, in Brasile, perso l'appello. Lula e i movimenti non cedono. Due anni senza verità. 100 piazze gialle per chiedere verità sul, uh, sull'uccisione di Giulio. Regeni che scomparve proprio due anni or sono. Il giornale, ovviamente quotidiano di spiccata eh, matrice milanese e dunque eh, l'apertura non può che essere sulla strage a Milano, deraglia il mito Lombardo, tre morti e cento feriti, colpa di un binario rotto, stava per essere sostituito. Berlusconi a centropagina punta su Tajani, sarebbe un ottimo premier nel Lazio, corre Parisi verso le elezioni, duello con Salvini sui dazi di Trump, il mattino, strage del treno. La rotaia era vecchia. Milano, Deraglia, convoglio di pendolari, tre morti. I binari stavano per essere sostituiti. Incidente alla Trenord aperte tre inchieste sulla stessa tratta il luglio scorso. C'era stato già un, in, un, un incidente, il commento, ma l'Italia è tra i paesi eh, più sicuri. Scendiamo, meningite in campagna, ovviamente siamo sul mattino, record di morti in un mese, già tre decessi a gennaio, in tutto il 2017 invece c'è stata una sola vittima. Il eh, focus del mattino, il flop delle reti delle regioni, Ferrovie dello Stato vuole riprendere il controllo, ovviamente ci, sarà, eh, tanto, eh, ci saranno tante ripercussioni su questa che è davvero una eh, strage. Libero pendolari disprezzati, ovviamente si va già all'analisi. Viaggiano e muoiono come bestiame. Cedimento strutturale delle rotaie: il treno dei lavoratori deraglia, tre morti e 50 feriti, alcuni gravi. Ecco le 10 linee ferroviarie peggiori d'Italia. E infatti c'è uh, il commento di Renato Farida, Farina che dice: dei poveracci se ne fregano tutti. Intorno alle 7 del mattino, un treno uh, delle Ferrovie Nord ha deragliato: tre morti, quattro feriti gravi, più altri 50 uh, lievi. A centropagina la superauto di Putin fatta da mani italiane. Ecco la nuova ammiraglia del presidente russo sarà disponibile anche sul mercato è una specie di automobile se vogliamo anche mimetica per il presidente Vladimir Putin in basso Basta dichiararsi omosessuale per essere accolto come profugo, essere gay si conferma un grande privilegio, scrive Libero. E dall'altra parte, se il principe azzurro è di plastica, arriva da noi il bambolo del sesso, non sanno più cosa inventare per sostituire eh, l'uomo. L'avvenire argini per l'azzardo, appello del movimento Slot Mob alla politica, a rivedere le concessioni, meno offerta, trasparenza. Uh, un manifesto in tre punti verso le elezioni, la risposta di Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e PD, impegno per uh, limitare una piaga sociale che è quella proprio del gioco d'azzardo. La condanna delle leggi razziali da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, non si parli di meriti del fascismo. La morte a centropagina corre sui binari, tre donne vittime del treno, deragliamento nel Milanese, ipotesi di cedimento strutturale. Dall'altra parte i vescovi chiedono a tutti i candidati i onestà e realismo. La CEI, Galantino, non si speculi sulla paura, bassetti con i rifugiati. Il secolo d'Italia o la vittoria o il caos con la foto di Giorgia Meloni e ovviamente con le sue parole dice o vince il centrodestra che è l'unica tra le tre compagini a poter ottenere, ottenere una maggioranza oppure dice eh, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sarà il caos. Altre questioni? Parisi candidato nel Lazio dovrà sfidare Zingaretti uscente. Fascismo niente di buono. Mattarella divide l'Italia. Milano, treno deragliato, 4 morti e circa 100 feriti. La verità le rotaie uccidono e Renzi scappa pur di non parlarne. Le ferrovie dello Stato pensano alle strade dell'ANAS, a Milano si contano le vittime. Cede il binario per mancanza di manutenzione. Treno deraglia, 4 morti 60 46 feriti. L'ex Premier. Martina, Richetti e Gori si fanno sostituire per paura nei talk tv. A centropagina, Trump sfida la Merkel, l'Italia è dalla parte sbagliata, le banche d'affari, è il momento di portare via le grandi aziende tricolori, ma anziché attaccarci al carro USA, stiamo con chi ci depreda. In basso, Mattarella sciocchi, il fascismo non fece nulla di buono, liquidate bonifiche, riforme sociali e opere architettoniche. Chiusa le prime pagine dei quotidiani generalisti vedete andiamo sulle prime dei quotidiani nazionali partendo con la gazzetta dello sport che fa gli eh, auguri a Gianluigi Buffon che domenica compie 40 anni e Buffon 40 gli auguri di 11 Numeri 1, Bocelli, Fuxas, Ramazzotti, Armani, Fiorello, Carrà, Zenga, Marchionne, Vasco, Bottura e il Cardinal Bassetti fanno tutti gli auguri al monumento, a Un monumento davvero del calcio eh, italiano. Le questioni che riguardano la FIGC, eh, mutuando un famoso film di qualche anno fa di Aldo Giovanni Giacomo, tre uomini e una FIGC, vedete Gravina, Tommasi e Sibiglia che sono in lotta per la massima carica del calcio italiano Gravina rating per tutte le società club Italia autonomo dalla FIGC con un suo presidente Tommasi le seconde squadre sono una priorità del mio programma Olivieri mi vota così mi ha detto Sibiglia le iscrizioni siano più severe non c'è conflitto di interessi con la mia candidatura al senato in basso Ricorderete la storia degli adesivi eh, con eh, la, eh, il volto di Anna Frank, sfregio ad Anna Frank, Lazio è solo multata. Ma dov'è la memoria? L'editoriale di Andrea Monti che dice se questa è una sentenza. Dall'altra parte. Invece, altri tre uomini, ma sono tre uomini per l'Inter Nerazzurri in caccia sul mercato, offerto Lucas Sogno Pastore, attesa per eh, Starridge. Juve, oggi si chiude, Pellegri ha detto sì, incontro per il coreano Han. E poi per i segreti del tecnico dell'Atalanta Gasperini, Lady Gasp, la moglie di Gasperini, il suo, racconta il suo Giampiero quando si incendia. Puntini, puntini. in basso, Biglia doppia sfida al suo passato, Milan-Lazio in quattro giorni. Poi diritti TV a Sky, Sky Europe Formula 1, Rai avrà un po' di Champions e Schwarzer, il caso doping condanna per due medici della Fidal. Il Corriere dello Sport, Napoli Politano, ci siamo per l'esterno del Sassuolo, peraltro ex Pescara, Matteo Politano che dovrebbe andare proprio a raggiungere Maurizio. Sarri, improvvisa apertura del Sassuolo. Giunto gli offre il prestito di un e 20 milioni. La trattativa decolla. Oggi o domani l'arrivo di Younes dell'Ajax e la firma proprio del giocatore. Che viene dalla squadra olandese, in alto in zaghi da Oscar. mai così: tante vittorie, punti e gol. Questa Lazio può battere quella decorata di Sven Goran Eriksson, allenatore primo come media tra i tecnici del club biancoceleste. Ecco tutti i numeri di una squadra che stupisce in Italia e in Europa. Di spalla tra Juve e Napoli, in gioco anche lo scudetto del mercato, le due regine. Del campionato hanno in piedi affari per 400 milioni. Scendiamo in basso, stallo per GECO, siamo in casa Roma, avanti in silenzio. Inter, Pastore e la volata finale. TV, Champions, c'è anche la Rai, il mercoledì un'italiana sempre in diretta. Per l'estero, lo United allunga il contratto a Mourinho che resterà fino al 2020. Chiudiamo con tutto sport. Nelle parole, eh, la questione Allegri. Si sì, Juve Allegri resta. La Società programma il futuro con l'allenatore, Marotta totale fiducia in Max, che a sua volta è felice di sposare un progetto a lungo termine. Poi eh, l'analisi, anzi l'editoriale di Paolo De Paola, mh, direttore di tutto Sport, che fa un appello. Eh, ai tre candidati della FIGC innanzitutto dice ci vuole il commissario Sibiglia, Gravina e Tommasi ritiratevi per il bene del calcio altre questioni che riguardano il toro Donza il Bologna apre contatti per il ganese l'inter e il Flaco spinge mossa pastore in gaggio che sarà spalmato in basso eh, dal mercato ai risultati il malcomune di Milan e Roma Scialpino, Via Lanzi e vinceremo la ricetta di, eh, del Ceccarelli e poi a Sky, Formula 1 ed Europei 2020 con questa notizia chiudiamo la prima parte di eh, mattino 6 dedicata alle prime pagine adesso le previsioni del meteo la pubblicità poi torniamo per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra tra poco Seconda parte di Mattino 6, che uh, ovviamente dedichiamo alla lettura interna dei quotidiani della nostra uh, regione. Eh, partiamo dal centro: il Papa in preghiera per le 29 vittime di Rigopiano. Nella cappella di Santa Marta, il Pontefice ha celebrato per i familiari la messa mattutina servita dal piccolo Edoardo, ovviamente Rigopiano, un anno dopo. Eh, a centro i colleghi ricordano. Eh, Foresta, l'Agenzia delle Entrate, intitola una sala al funzionario morto eh, proprio un anno fa nell'hotel. In basso, da Bergoglio, con l'opera sulla misericordia, eh, Guardia Grele sarà consegnata il 7 febbraio al Papa, l'opera vincitrice del concorso dell'ente Mostra. Eh, andiamo avanti con eh, le questioni che riguardano le candidature e eh, ovviamente si va verso il... Eh, voto e allora D'Alfonso convinto da Renzi si candida, chiusa la partita con il governatore il centrodestra lavora sull'ipotesi, magnacca al senato, Chiavaroli invece va all'uninominale queste sono le eh, candidature e, e peraltro a centropagina eh, la Pezzopane eh, denuncia un falso su Facebook, alterata la pagina del, la pagina social del compagno con insulti a Lotti. Simone non ha mai scritto quel post. Eh, in basso la storia della regione Abruzzo in 100 foto. Tra Papa Voitivo e il Dalai Lama, Madre Teresa, Craxi, un volume racconta i 47 anni dell'istituzione. Ma. Restiamo sulle questioni eh, voto, questioni candidature, perché eh, andiamo sul messaggero, perché eh, ovviamente c'è ampio spazio anche qui. Le strategie del voto: D'Alfonso vuole il Senato, Petri è magnacca per Forza Italia. Il PD schiera gli assi del partito e il governatore rompe gli indugi. Tra i Dem sicuri anche Ginoble, D'Alessandro e eh, Pezzopane, tutti in lotta per evitare i paracadutati delle altre, dalle altre regioni. Dopo il caso di Liberi eh, ed Uguali. Eh, andiamo avanti, lasciamo la questione voto almeno per il momento. Eh, andiamo proprio a Pescara, rimanendo sul messaggero: sia la fusione, ma la legge è da rifare. Il testo sulla nuova Pescara passa con soli 15 voti a favore nel capoluogo Adriatico. Spoltore lo boccia all'unanimità. Alessandrini soddisfatto. Ora la regione decida sull'iter di Lorito. Si tenga conto delle nostre critiche e delle nostre osservazioni e in consiglio scatta l'ennesimo rinvio eh, slitta la rottamazione delle cartelle esattoriali si riprende oggi eh, con il confronto sul mercatino etnico consiglieri esausti ehm, in basso a futura memoria teatri contro i fascismi e dall'altra parte la rastrelliera delle biciclette travolta dal furgone in cerca di un parcheggio siamo in via bologna un vandalo al eh, volante Andiamo avanti, furti e rapine in calo, eh, grazie a telecamere e fiducia nell'arma, il bilancio annuale dei carabinieri diminuiti del 10%, i reati più odiosi per i cittadini, la droga resta la piaga però di Pescara, eh, marijuana, coca, coltelli e munizioni, 47.000 euro nascosti dell'auto viene eh, preso, ma le questioni che riguardano la sicurezza le ritroviamo anche sul quotidiano Il Centro, il bilancio dei carabinieri. Eh, quanto litigano i pescaresi? Migliaia di chiamate al 112, si discute ovunque, dentro casa, nel condominio, a scuola, tra gli amici. Smascherati 337 truffatori, anziani, vittime di falsi corrieri e avvocati. Questo è il bilancio dei carabinieri, ovviamente riassunto nello specchietto che vedete molto, molto ampio, eh, in cui ci sono tutte le attività e eh, le varie operazioni eh, dei eh, carabinieri. Andiamo avanti. Sfollati, le case ci sono, ma luce e gas costano troppo. Dopo sette mesi, eh, l'Ater ha assegnato nuovi alloggi alle famiglie di Rancitelli: vanno però prima pagati utenze e trasloco, e qualcuno si è rivolto agli strozzini. L'udienza in Vaticano: la Croce Rossa domani va dal Papa, delegazione con 30 volontari, guidata dal presidente Niedu. Eh, cambiamo pagina, la regione stoppa il piano su cardiologia, ovviamente parliamo di sanità Ha approvato l'atto di autonomia aziendale ma non passa la riorganizzazione del reparto con l'unità di terapia intensiva In cento al corso di primo soccorso rimaniamo a Pescara avvia le lezioni della misericordia su come intervenire in caso di eh, necessità Rimanendo sempre a Pescara questioni cittadine, in via Ronchi sollecitato il senso unico, questa è la richiesta dei residenti, in piazza Alcione da oggi scatta il senso unico, in via Le Muzzi via i lavori per la pista ciclabile, domani al Petruzzi, le voci della memoria con gli studenti del Mibe. Andiamo avanti. Il comune 700.000 euro per completare via di sotto. I residenti protestano per il degrado dopo la realizzazione di 269 appartamenti. Il consigliere Gian Pietro restituiremo ai cittadini la piazza che era stata è, progettata eh, anni fa. La fiaccolata per eh, Regeni in piazza Muzzi. In 50 scendono in strada per chiedere la verità per il ricercatore a due anni esatti dal suo rapimento e poi il ritrovamento per Giulio Regeni purtroppo ucciso. In Comune in Alto, festa dello sport, la città premia eh, i suoi campioni. Andiamo a Montesilvano, aumentano i volontari ma il sangue non basta. Appello del Presidente Chiavaroli, donate un atto d'amore. Il Presidente responsabile regionale di Giulio, sono sempre meno... I giovani che sono uh, disponibili eh, e vedete nello specchietto come poi purtroppo uh, no, non basti mai l'apporto la, di sangue donato rispetto alle esigenze della nostra società. Nuova Peschiara, dopo Montesilvano arriva il no unanime di spoltore, Consiglio Comunale compatto nel respingere il... Progetto di legge regionale sulla fusione delle tre città. Di Lorito, in aula con la fascia tricolore da sindaco, auspica che ci siano delle nuove eh, proposte. Incidente a Elice: schianto contro un palo, feriti due ragazzi, paura sulla provinciale. I fratelli Lucci, titolare con il pare dell'azienda di Arosticini, viaggiavano a bordo di un Audi. Sempre a Montesilvano, pellicola della memoria al Dascagno, Montesilvano al Liceo Scientifico, la terza edizione della giornata di approfondimento sul eh, Shoah. Andiamo a, mh, eh, alla variante vertice sulla sicurezza, Riunioni, riunione a Chieti, ovviamente siamo a Francavilla per abbattere la pericolosità nelle gallerie. Vedete la galleria San Silvestro che è stato purtroppo teatro di non pochi incidenti, Anas eh, boccia lo spartitraffico Uh, centrale e per il carnevale domani la presentazione all'auditorium ci spostiamo a villa celiera coltelli droga e cartucce in auto arrestato i carabinieri controllano un 37enne che diceva di voler ammirare il gran sasso aveva con sé 47.000 euro Giornata della memoria anche a Torre dei Passeri, premio ai giovani che ricordano la Shoah. In basso, anzi a centropagina, raccolta record di abiti premiato il comune di Bolognano. Peraltro, vediamo qua una veduta bellissima del comune di Bolognano. In basso a Pianella, parco chiuso solo per seminare il prato. D'Amico Replica a Filippone, apriremo il giardino quando l'erba sarà calpestabile. Prima di andare a Chieti continuiamo eh, ci arriveremo con entrambi i giornali, eh, vediamo a Pescara ci sia pace dopo il dolore, il Papa consola le famiglie eh, dei, delle vittime di Rigopiano eh, ricevuti a Santa Marta da Bergoglio, fotografie, libri, biglietti, gli oggetti decaduti offerti in regalo al pontefice. Eh, clamoroso cambio di rotta, Montesilvano cancella le aree edificabili, i cittadini potranno declassare i terreni di loro. Eh, proprietà. Andiamo all'Aquila: tasse da restituire e battaglia, le imprese adiranno le vie legali, un commissario invierà le ingiunzioni. Associazione e Enti Uniti resisteremo, si spera almeno di evitare gli interessi e c'è chi propone una class action, vediamo anche le parole di Massimiliano Marifiam, sconfitta politica e spiace il forfè della Camera di Commercio. Altre notizie, la Cassazione annulla in parte il proscioglimento dell'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, dall'altra parte carcere di Preturo, poco personale, allora scatta l'emergenza. In basso, post contro lotti, pezzo pane coccia denunciano. La senatrice e il suo compagno si sono rivolti alla polizia. Gesto vile è una eh, fake news. Ancora all'aquila ZT è vicino all'inaugurazione al Tecnopolo. Il colosso cinese delle comunicazioni è quasi pronto a far partire la sperimentazione sul 5G nei nuovi locali. Presentazione 6 febbraio nella sede da 1000 metri quadri, niente Assunzioni, si inizierà con i tecnici già in forza all'azienda. Zone colpite dal sisma, viabilità la per la provincia servono 7 milioni. In basso la biblioteca Salvatore Tommasi in agonia per volere della regione e poi a scuola insieme al FAI per conoscere eh, Peltuinum. Cambiamo. Quotidiano, torniamo eh, all'Aquila, ma leggiamo le cronache aquilane sul centro. Premio Marsica, polemiche su Del Turco. Il sindaco, evento riproposto dopo 18 anni di assenza. Ma Donaldo è critico. Inappropriata la scelta del eh, presidente. Siamo ad Avezzano per la manifestazione eh, di eh, pittura. All'Aquila, Cialente, la Cassazione annulla una parte del eh, proscioglimento. In basso per la cronaca, siamo a Sulmona, picchia e violenta alla ex e finisce alla sbarra. Un 56enne dovrà rispondere in un altro processo anche del reato di atti persecutori. Vediamo adesso torniamo indietro andiamo in provincia di Chieti perché c'è questa notizia davvero sconvolgente studente muore università sotto shock stroncato da un malore un 21enne di Vieste è deceduto in casa a Chieti per cause naturali iscritto a scienze motorie era appassionato eh, di Calcio, peraltro, l'universitario dava una mano alla casa di Betlemme gestita dalla comunità Papa Giovanni XXIII che assicura un tetto a chi è in difficoltà. Davvero una tragedia incredibile, quella di questo sfortunatissimo ragazzo. Cronaca: schianto, muore a 82 anni. Grave il marito. Anna Di Maio e il coniuge tornavano a Fara: a scontro tra due macchine. Ferito anche l'altro conducente. In basso. Siamo a Lanciano, procura la Sasi per il concorso da 67 posti, chiesti gli atti della selezione, ma presidente e vice sono assenti. Gli ufficiali eh, torneranno. Andiamo a Teramo, con cui eh, chiudiamo le pagine mh, di cronaca del, eh, del centro. Eh, a Teramo, lascia i domiciliari ed è, dice è meglio stare in carcere una scelta la scelta di un trentenne una scelta quantomeno originale condannato per spaccio non trova l'amico che deve ospitarlo e torna a Castrogno non so dove andare dice riprendetemi davvero notizia particolare ehm, ancora cronaca notare botte insulti alla convivente davanti al figlio e viene rinviato a giudizio eh, Castrum oggi nuova udienza del processo in basso Prostituzione nel Night confermata la condanna e poi è morto lo storico farmacista Guerrieri Crocetti, aveva 70 anni da giovane, aveva insegnato alle scuole eh, medie. Come vedete poi ci sono le pagine di sport, allora eh, torniamo sul quotidiano Il Messaggero, eh, rimanendo sulle pagine della provincia dell'Aquila, influenza, muore un sessantenne, era entrato in ospedale una decina di giorni fa per una forte dissenteria, ma subito dopo il suo fisico era andato in tilt. Si tratta di uno dei 30 casi registrati all'inizio dell'anno in tutta Italia. Il virus ha appena passato il suo picco più alto. Castella-Fiume, ancora massi sulla provinciale Alto Liri e scatta l'allarme. Altre notizie, del Turco col premio di pittura attorno in pista ad Avezzano. Non aveva rubato la scheda del telefono, è stato assolto. Sul Mona, processo per l'osso ucciso, ancora un rinvio. Il 13 marzo verranno ascoltati i testimoni della difesa e forse l'imputato. Ad Avezzano rimaniamo Cittadella dello Sport, un progetto inesistente. A Chieti dalle 7 tutti in fila. Caccia al biglietto per il concerto di Ughi, sono meno di 100 sottratti gli inviti alle autorità, i posti disponibili all'interno del teatro, prevista anche una parata di VIP. Uh, altre notizie, nessuna colpa al pronto soccorso, morto dopo la visita assolta la dottoressa. Poi l'edilizia è ripartita, più licenze, più incassi, pratiche aumentate del 10%. Andiamo avanti, siamo a Lanciano, la 2I. Chiude in 16 trasferiti a Chieti. La decisione dell'azienda del gas spiazza dipendenti e utenti. Preoccupato il sindaco Pupillo è un'eventualità da respingere. La novità scatta dal primo marzo e si teme per la qualità del servizio. L'opposizione porta il caso in consiglio comunale. A San Salvo, minorenni a cattoni, magnacca detta la linea dura, multe di vieto di elemosina agli incroci. Ancora cronaca, siamo a Lanci Lanciano. Anziana muore in un frontale, due feriti gravi. La vittima aveva 82 anni, ricoverato in ospedale. Il marito e l'altro, automobilista. Siamo a Teramo, 2 milioni per la scuola, solo sperpero. Di soldi, il comitato dei genitori, i finanziamenti del MIUR non sono sufficienti ai lavori. Gli interventi hanno più scopo elettorale che raggiungere l'obiettivo della sicurezza. Ricorderete di spalla l'esplosione alla scuola materna, comune, no parte civile. In basso concorso Erasmus+, vince Tiziana Di Cimbrini per le pari opportunità. Finanziamenti una tantum, si apre la caccia ai furbetti a Giulianova, bad tax e trasferimento maestre. C'è l'OK, okay. la giunta delibera con voto unanime, tranne un caso punti importanti sul turismo e sull'utilizzo delle varie sale. Per quanto riguarda l'imposta, questa ora dovrà passare all'esame del Consiglio. Si è lavorato in un clima sereno. A Martinsicuro, raffica di furti nelle abitazioni sfitte che di solito servono per le vacanze estive. Eh, in basso, omicidio Manuel, di Manuel Spinelli, a giudizio eh, l'albanese. A Giulianova, colpo da Orsini, stesso Rom de Lecarni, anziano muore dopo aver giocato a bocce nell'impianto di Roseto. Crack soggesa i consulenti al patteggiamento. E visto che siamo in provincia di Teramo, andiamo sulla eh, città per vedere le notizie più importanti eh, proprio del capoluogo Aprutino. Team spera ancora di ribaltare la gara a Termoli. La società di Via Delfico, come anticipato ieri proprio dal quotidiano, non si dà per vinta contro la Rieco. 63, sì, rimaniamo a Teramo, 63 posti letto in più alla De Benedictis. La Regione ha ampliato l'accreditamento atteso da tempo dalla ASP 1 per migliorare la struttura. Scuole, i conti non tornano. Paola Cardelli, novità sulla proposta Tercop. Sempre a Teramo, la Chiesa dello Spirito Santo riapre ai fedeli. Il commissario Luigi Pizzi firma l'ordinanza per l'agibilità della storica Chiesa Teramana. Le evacuazioni, alcune famiglie erano state fatte evacuare per il rischio di crollo del campanile. E poi, per la cronaca, era morto in casa da almeno due settimane, pensionato di 70 anni, viveva da solo in un appartamento di via Fonte Regina. Si è spento Crocetti, storico farmacista, il titolare dell'attività al municipio, è morto ieri mattina a 71 anni, oggi i funerali proprio a eh, Teramo. E poi alla scuola Savini gli alunni interagiscono con i robot. Andiamo avanti per la provincia. Fratelli feriti nello schianto contro un palo. Due ragazzi di Castilenti ricoverati in ospedale dopo l'incidente sul Lungofino nel Pescarese. Lo schianto, l'audi su, su cui viaggiavano i due giovani, è uscita improvvisamente di strada andando a sbattere contro un palo della provincia. L'omicidio davanti al pub, siamo ad Alba Adriatica, la procura chiede il processo per l'assassino. Fitim Koldascia a giugno scorso ha ucciso con una coltellata un Rom 22enne ad Alba Adriatica. Ad Alba Adriatica è scazzottata il lancio di bottiglie al ferro di cavallo. E in basso non si fermano i furti nelle case estive di Villa Rosa. I ladri, dopo aver bivaccato, hanno portato via una lavatrice e una caldaia. E siamo in vibrata. Tortoreto è ancora senza impianti sportivi. Il PD torna all'attacco sulla gestione dell'emergenza da parte degli amministratori. Crack Sogesa. Due consulenti scelgono il rito abbreviato. Ieri l'udienza preliminare per gli ex vertici e gli amministratori della società di rifiuti fallita. Secondo la ricostruzione della procura il fallimento è frutto di manovre messe in atto nel 2011 quando Cirso acquista le quote di AIA in Sogesa. E poi a Roseto, Ennio eh, Pavone si schiera con gli ex LSU. Il sindaco attacca scelta politica degli amministratori contro i lavoratori. Quando governavo, quando governavo avevamo previsto servizi minimi per garantire loro una vita eh, dignitosa. In basso per eh, gli Sharks, gli Ultras pretendono chiarezza sul futuro societario. Lettera aperta con accuse a Tommaso Ginoble, Daniele Cimorosi e Antonio Norante, eh, adesso apriamo la pagina dello sport, torniamo sul centro, Pescara Perugia, Zeman Sebastiani, ora abbiamo le stesse idee, torna il sereno dopo l'incontro di martedì e al lavoro, dice il tecnico, per accontentarmi Zeman che vuole una rosa con 25 giocatori, il presidente è d'accordo con me, spero che completi l'opera e vediamo quale potrebbe essere... Lo schieramento di questa sera, ore 20.30, Stadio Adriatico, Fiorillo tra i pali, ovviamente per il eh, Pescara, Mazzotta per Rotta, Coda e Crescenzi, Brugman, Carraro e Valzania, Mancuso, Capone e Pettinari, questo è il 4 3, -3 eh, disegnato da eh, Zeman, Cerri, l'ex Cere di Carmine, Davanti per il Perugia con occhi tra i pali, non ci sarà Zanon, non ci sarà Mustacchio. Nella formazione eh, Umbra, vediamo la probabile anche sul eh, Messaggero: battere il Perugia ritrovando i gol. Questo è l'imperativo del Pescara. Mister Zeman, carica i biancazzurri in vista della partita di stasera all'Adriatico, confermato l'11 che ha vinto a Foggia I nuovi acquisti per ora sono indisponibili. Eh, Zampano ai saluti. Per Fiamozzi, eh, ci sarà questo di fatto via Zampano dentro Fiamozzi, ma Cine firma arriva anche eh, Cernaz. Vediamo anche qui la eh, probabile del Pescara, Fiorillo, Crescenzi coda Perrotta, Mazzotta, Valzania, Carraro, Brugman Mancuso, Pettinari e capone e proprio a proposito dei due tecnici noi ci andiamo ad ascoltare eh, le parole di Zdenek Zeman ieri in conferenza stampa e poi quelle dell'allenatore del Perugia Roberto Breda. Allora, io ripeto rispetto all'andata penso che sarà un po' diversa anche se per me abbiamo fatto una buona partita a Perugia purtroppo abbiamo sbagliato in fase difensiva. Spero che saremo più attenti domani. Poi Perugia ha fatto bene l'inizio, poi è calata, ora si sta riprendendo, quindi penso che sarà una partita equilibrata. Vabbè, cambiamenti che, che giocano sto 3-5-2 ora, che prima giocavano dietro a 4. Quindi sono più chiusi, penso, penso che per, perché non è tanto a tre ma è a cinque, sarà difficile trovare spazi. Questa è una squadra che va avanti, continua a dire che secondo me c'è grossi margini di miglioramento quando si convince di fare un certo tipo di calcio. Per ora lo fa sprazzi io spero che diventi più continuo. Vabbè a me dispiace per Falco perché è un giocatore che, anche se ha giocato poco a Perugia, però per me è un giocatore di, di talento e ci poteva dare delle soddisfazioni. Ce li darà quando guarisce. E Yamga è convocato. Invece Gravion no. Gravion non è convocato perché? per, per vai problemi vai? burocratici. Ma non è passato un po' troppo tempo, qui sì, da dieci giorni. Eh, ma passerà ancora, fin, fino alla chiusura de, dei conti dell'Inter. Di, di questi giocatori, purtroppo, l'unico atto negativo è che hanno giocato poco o niente. Entrare in campionato a metà, su un campionato che già ha le sue certezze, le sue è sempre un po' difficile. Vabbè, io no. ho sempre detto che 25 giocatori sono, sono numerotti, ma ne abbiamo parlato anche con un presidente, lui è, è d'accordo e cercherà di fare di tutto per soddisfare. Avete risolto tutto, certo. Abbiamo risolto, abbiamo cercato di risolvere. <ride> Non sono disponibili Zanon e Mustachio. Zanon febbre, mh, influenza e Mustachio è un problema. Come mi è stato detto, è al 99% può giocare, quindi credo che... No. Proverete su più domande burocratiche, nel senso che vi, vi riporto quello che, quello che mi è stato detto una squadra che ha fatto 10 punti sulle ultime 4 partite. Quindi, una squadra che magari sarà meno estetica di una volta, però certamente molto efficace. È una squadra che nel DNA c'è anche la Serie A perché l'anno scorso ci stava. Ha dei giocatori tipo Blugma che, secondo me, in Serie A ci stanno anche molto bene. Ha altri giocatori come Pettinari che stanno sfruttando al massimo quello che è il lavoro di Zemma. È una squadra che è sicuramente è ostica, che richiede molta attenzione, richiede molta compattezza, un'ottima un organizzazione in fase difensiva, però è logico che poi dopo possiamo anche usare le nostre armi, che sono quelle di, di sviluppare in verticale, e di dare eh, pericolosità alle nostre ripartenze. Vabbè, anche il modulo certo rimane questo, quindi è logico Se che... Diciamo, sì, sì, sì. Di intendo dire anche i la maggior parte degli elementi che hanno... Ah, confermiamo il modulo intanto, vediamo adesso. Vediamo, vediamo a farlo. Sì, sì, vediamo, vediamo, però appunto non è importante chi, chi gioca dall'inizio, ma è importante l'atteggiamento del gruppo e della squadra. Eh, noi dobbiamo eh, dare dei segnali di grande concretezza e di grande intensità e compattezza e dobbiamo farlo in una maniera giusta perché appunto l'avversario che abbiamo davanti è un avversario che richiede molta attenzione. E dunque appuntamento questa sera ovviamente alle 20.30, noi dalle 20 saremo in diretta con diretta stadio, ovviamente con Andrea Costantini, con Paolo Renzetti in diretta dallo stadio Adriatico per il pre-gara, per la gara e per il post-gara per sentire in diretta le voci dei... Eh, protagonisti, vi ricordo questa sera diretta a stadio alle ore 20. Tutto su Pescara, eh, Perugia, partita importantissima per i biancoazzurri. Scendiamo in Serie C. Adesso parliamo di Teramo con una notizia che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso Teramo. Prove di d'intesa. Campitelli, Candeloro, il patrono del Francavilla potrebbe entrare mh, con il 40%, ufficiale il rinforzo San Domenico che ha firmato la bestia nera bianco-rossa e questa è una notizia che ritroviamo anche sulle colonne della città, Candeloro pensa al Teramo e punta al 40%, il proprietario del Francavilla Presente al Bonolis nella partita che il Teno ha perso sabato contro il Vicenza, sarebbe poi interessato anche ad un acquisto eh, graduale. Ci sono stati contatti tra i due imprenditori, potrebbero essere approfonditi chissà nei prossimi giorni. Intanto, ripeto, ci riprova per Carletti. Eh, anche se sappiamo che insomma, la questione che riguarda la posizione di Giorgio Repetto è ancora al vaglio del presidente Campidelli, intanto però il direttore sportivo prova a portare Carletti e in basso, San Domenico Ufficiale. Lo stadio Bonolis dice: Mi porta sempre fortuna, avrà la maglia numero 9 in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Stabia. Torniamo eh, sul centro per vedere. Eh, San Domenico, le questioni legate a San Domenico Teramo sono pronto e scoppia il giallo repetto primo allenamento per il nuovo attaccante in arrivo eh, Panico il DS lavora per il diavolo ma Campitelli ha scelto Sandro Federico eh, in, a centro pagina Avezzano, Teramo nel mirino delle big e non potrebbe essere altrimenti il gioiellino dei Marsicani interessa a Pescara Salernitana e Lecce ma il presidente Paris dice non si muove in basso Uh, del Grosso, siamo in casa Giulianova. Ecco il segreto del Real uh, Giulianova. Cambiamo pagina. Sharks imbavagliati, scatta il silenzio stampa. Parliamo di basket, la società chiama Raccolta la città, ma chiude le bocche, le bocche alla squadra. Dirigenti contestati. Duramente in una lettera firmata dagli ultras della Curva Nord, Pescara pallanuoto di scena a Roma, caccia il terzo posto. Le donne invece giocano alle Naiadi. Eh, parliamo di ciclismo all'Aquila alla festa. Ecco i campioni eh, di D'Abruzzo del 2017. Domani pomeriggio all'auditorium del parco in passerella le società e i migliori atleti che si sono messi in mostra tra strada, mountain bike, cross, attività giovanile e amatoriale. In basso sempre per il ciclismo Nippo Fantini e MST Scaldano i motori, i team di Sciotti e Marchesani suda in Spagna, quello di Giuliani è pronto al debutto Torniamo sul messaggero per altre notizie che riguardano eh, il calcio e non solo Infatti partiamo proprio dal basket perché Roseto si stringe alla squadra per la gara chiave il Messaggio dell'ex May, ora ci vuole pragmatismo e niente polemiche In basso per la D Fiore Vastese l'obiettivo è il secondo posto, domenica il big match con la capolista Matelica a Matelica. Dall'altra parte Avezzano Patron Paris Blinda, Deramo resta con noi fino alla fine della stagione. E a Giulianova, il presidente del Real Giulianova Bartolini si lamenta troppi pochi spettatori. Allo stadio. Con questa notizia noi chiudiamo eh, Mattino 6 che mh, tornerà ovviamente puntuale domani alle ore. 8, io vi ricordo, la prima edizione del telegiornale alle ore 14 con le notizie più importanti della nostra regione e questa sera, vi ricordo ancora, alle ore 20 l'appuntamento con Diretta Stadio per Pescara Perugia. È tutto, buon proseguimento di giornata.